Ciao a tutti, benvenuti in questo un altro video. Io sono Paolo Roberto Pianezza, mi trovate su Facebook o YouTube, non so dove state guardando questo video. Parlo un po' delle cose di chitarra che mi piacciono, che mi interessano, qualche cosina, qualche consiglio e altre considerazioni. Se vi può interessare la cosa, considerate di schiacciare mi piace su Facebook o di iscrivervi al canale YouTube. Ok, passiamo avanti. Nell'altro video ho parlato del fingerstyle e di un pattern, diciamo, base. E nel video ancora prima ho parlato di perché io uso il plettro e non il thumb, perché mi piace così, eccetera, eccetera, eccetera. L'altra volta abbiamo fatto questo. Spero vi venga. Se lo sapevate già, questo è un altro pattern nuovo che magari non sapete. Se sapete anche questo, bene per voi. Questo nuovo pattern che si può mischiare con questo qua. Anzi, spesso si fa così perché magari si crea un pattern più lungo. Che crei un, diciamo, una specie di domanda e risposta tra le due, è questo qua. Benissimo, la prima metà è lo stesso dell'altro video, quindi se non lo sapete andatelo a vedere, ed è questo qua. La seconda metà è questa. Come funziona? Lo spieghiamo e lo rompiamo in piccoli pezzettini così che lo possiate vedere. Cerco anche questa volta di mettere qualcosa in sovraimpressione per farvelo capire meglio. Quindi la prima nota è sempre, il discorso era sempre di fare i bassi alternati, quindi i bassi, quello che fa il plettro non cambia, è sempre lo stesso dell'altro pattern. Quello che cambia sono le note che vado ad aggiungerci sopra. Parte con la nota di Do al secondo, nella seconda corda, primo tasto con l'indice, fatta insieme alla nota di Do al basso che sto facendo col terzo dito al terzo tasto della quinta corda. Ok? Insieme. Mentre l'altro partiva con una nota da sola. Quindi. La nota successiva è il famoso Mi di nuovo, qua che abbiamo al secondo tasto alla quarta corda. Quindi. Ok, dopo questo Mi, quindi abbiamo, ripetiamo il levare però, quindi senza nessuna nota al basso, insieme il Do che abbiamo fatto all'inizio, quindi più lento. Ok, la nota successiva diventa il Sol al basso, perché ricordiamo facciamo questo al basso col plettro. Ok. Ok, fantastico. Dopo questo Sol abbiamo di nuovo il Do in levare. Ok, quindi senza una nota al basso. Ok, quindi sono un po' più di note rispetto all'altro pattern. La nota successiva è il Mi, di nuovo qua al secondo tasto, quarta corda, col dito 2. Ok? Mettendo insieme le due cose, molto, anzi facciamolo ancora un po' lento. Ma mettendoci il pattern dell'altro video prima. Ok, ho cambiato una nota. A proposito che ho cambiato una nota, questa è una cosa, se siete arrivati a questo punto e ci avete capito qualcosa, spero di essere stato chiaro, una variazione che si può fare è appunto, non è che tutte le volte che la nota in levare deve essere sempre il Do, può essere dell'altro. Quindi avendo già questi due pattern ci sono un miliardo di variazioni che si possono fare, cioè cambiando le note sopra, sempre prendendo delle note dell'accordo però. Quindi se siamo in Do siamo, diciamo, sicuri che così tutte le note sono buone. Quindi faccio questo esempio cambiando qualche nota per farvi capire. Thank you.
Spero di essere stato chiaro, spero di essere stato utile. Questo è il terzo video che faccio su questo argomento, quindi guardate il primo dove parlo di un po' di personaggi che mi piacciono di questa cosa. Se vi è stato utile e vi è piaciuto, mettete mi piace, condividetelo con qualcuno che pensate a cui possa interessare l'argomento. Se siete su YouTube, iscrivetevi al canale, dove è il tastino di qua in giro, e mettete mi piace. Grazie di aver guardato questo video, spero di esservi stato utile. Fatemi sapere nei commenti se anche voi usate questa tecnica e cosa ne pensate dei vari pattern, eccetera, eccetera. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!